E tu, fermo! Questo video fa schifo, lo ammetto, l'audio è veramente pessimo. Ma all'interno del video ci sono alcuni particolari da tener conto. E ora goditi il video. E se ti piace, lasciami un feedback qui sotto. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Non penso proprio della Sky Factory 4. Allora, piccolini. Ehi, aspetta. Piccolino a chi? Guarda che io sono enorme. Ma proprio grande. E se per caso vi chiedete perché ho messo quell'immagine e non un procione preso da internet, beh, la risposta è semplice. Quando ho cercato su Google grosso procione meme, mi uscivano solo dei cavolo di piccioni. La scorsa volta avevamo iniziato il deposito e l'avevo fatto in live, tra l'altro, e ho sistemato un altro po' di cosine. Infatti abbiamo anche l'albero dell'emerald e quello del diamante, ora che mi producono e mi realizzano i blocchi. Blocchi che ora dobbiamo assolutamente spostare e iniziare a mandare in qualche posto di storage molto accurato. Tra l'altro nei commenti mi avete anche suggerito di utilizzare il Mechanical Crafter, che non so se c'è, ma spero di sì. Questo è lo squeezer e il crafter non lo vedo, quindi beh, non so se si chiamasse in un altro modo. Comunque era per ovviare al problema delle ghiande, che ne produce molte di più e quindi poi ad una certa mi si intasa tutto il meccanismo e dobbiamo venire a sistemarlo. Ma dato che il Mechanical Crafter non c'è, procediamo e andiamo avanti a fare questo sistema di storage che è necessario. Se poi qualcuno ha qualche altra soluzione, ovviamente me lo scriva pure nei commenti che io vi leggo. Ora, la mia idea è quella di scendere di sotto per poi spostare, diciamo, tutto quel coso lì e andare a posizionare poi anche le ambre, dato che abbiamo anche quelle da far cuocere. E dato che ci siamo, ingrandiremo anche la nostra fornaciona, dato che comunque al momento è abbastanza piccola e se vogliamo cuocere tutte le varie ambre di tutti i tipi dobbiamo ingrandirla e quindi fare anche un contenitore di lava più ampio. Leviamo l'acqua che ci dà solo che fastidio e facciamo un paio di scalette. E voilà, siamo anche risaliti al meglio. Ora direi di cominciare spostando già la nostra fornace di sotto, così poi quando possiamo già spostare le nostre ambe iniziano già a farsi e non ho più problemi. Bene, andiamo di sotto a reimpostare la struttura. E forse mi servirebbe qualche torcia, dato che è un po' buio qui sotto. Torce che in realtà non ne abbiamo più bisogno. E dato che ci siamo, abbiamo piantato l'albero della glowstone la scorsa volta, direi che è il momento di utilizzarlo. Bene, allora direi che possiamo iniziare a creare la nostra fornaciona proprio da qua. Quindi era un 3x3, se non erro, con tutti questi qua intorno. Mi sa che qualcosa è andato storto perché la vedo dura fosse così. Forse davanti c'erano appunto i tank, le fornaci e tutta quella roba lì che va da sé. Che ne avevamo questo. Avevamo questo. Con di fianco questo. Infatti sta funzionando. E forse qui c'era questa. Esattamente. Perfetto. Quindi ora dovrei solo prendermi i tubi e portarli di sotto e poi collegarli tutti insieme. L'unica cosa è che probabilmente mi servirà, diciamo, una cesta più sotto con un filtro che mi permette di smeltare le ambre che vanno di qua e tutto il resto che va di qua. Ora però devo anche capire come cavolo si facevano quei tubi, dato che io non mi ricordo e non mi ricorderò mai. Allora, item. Eccoli qua, item cable. Allora, eccoli qua quelli che mi servono. Quindi mi serve la clay e degli iron nugget. Allora, andiamo subito a recuperare la clay e anche gli iron nugget, che tra l'altro dovrebbero essere in questa cesta, se non erro. Sì, ormai direi che ne abbiamo più che a sufficiente. E ragazzi, dato che voi sicuramente siete molto più esperti di me nella Sky Factory, volevo chiedervi cosa c'è di bello da fare, dato che io il modpack, cioè, lo conosco per quello che abbiamo giocato, quindi alberi. Adesso mi sto un attimo avventurando. Però, dato che voi sarete più esperti, cosa mi consigliate di fare? Bene, ragazzi, dopo che mi è cresciuto il mondo, direi che posso rientrare per continuare il mio cavolo di deposito. Nel mentre aspettavo si riaprisse, ho anche scoperto una cosa molto interessante che voglio andare a fare subitissimo, ovvero il generatore di energia, ma quello che usa questo qua, il geothermal, esatto. Dato che ora finalmente dovremmo riuscire a fare tutto, possiamo finalmente farlo. Questo generatore però funziona con la lava.
Allora, dobbiamo andare a fare questo blocco qui, che serve un dispenser dei magma block, dell'ossidiana e del gold. Gold che in realtà non dovrebbe essere troppo complicato. Nel mentre mi avete anche spiegato come cavolo si fa a disattivare sta cosa gialla, ed era tipo doppio clic. Ok, ce l'ho fatta. Mi sento potentissimo. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Ora, per fare il gold dovrei averlo tipo qui. Eccola qua, la gold amber. Quindi andiamo a portarla subitissimo di sotto. Ah sì, nel mentre che buildavo ovviamente sono morto come un clown. Ma è giusto così, non che mi lamentassi. Mi sento potentissimo. Eh sì, talmente forte che sei riuscito a morire. E anche a non accorgerti che l'audio era sbagliato. Razza di un procione. Va bene, ho dimenticato una leva da portare. Accidentaccio a me, andiamo subito a prenderla. E giustamente, ho dimenticato anche di andare a prendermi il drop, dato che non sono più andato a prenderlo, perché sono crashato, giusto? Quindi direi di abbandonare una cesta qui, dato che avevo l'inventario pieno, e fare questa cosa qui. E ora che l'acqua si sarà posizionata, scendiamo e recuperiamo le nostre cose. Bene, ora che le ho recuperate, torniamo di sopra. Bene, stavo dicendo, allora, leva qui e via, vai, produttimi tutti i lingotti del mondo, amico mio. Ridiamogli anche qualche altra ambra, dato che probabilmente me ne servirà un po' di oro. Allora, lingottini, ma tra l'altro l'oro l'avevamo già, va bene, non importa. Io dropperei tutta qua sta roba, mi prendo giusto la cobblestone, ma perché mi serve farmi la cobblestone. Poi, se non sbaglio, dovrei avere i dispenser. No, questi sono dropper, non sono dispenser, vabbè, non importa. Lasciamoli qua, mi serve però la redstone, eccola qua. Eccolo qua anche il nostro magma block, e ora abbiamo l'automated. Ok, perfetto. Ora vado a recuperare il mio cobblestone generator qua giù in fondo, perché non mi serve più. Questa cosa qui adesso andiamo a posizionarla qua in fondo. Perfetto, ora ci serve il calderone, uno di quelli che abbiamo lì, più la torcia andrà più che bene. E dobbiamo buttarlo dentro al di fianco, in teoria dove abbiamo il buco. Tra l'altro l'ho girato di nuovo, dato che non stava andando come doveva. In teoria dovrebbe semplicemente buttarli fuori. Adesso non so come funziona il tutto bene, ma beh, attendiamo. Nel mentre mi faccio il generatore termico, che così abbiamo energia infinita dopo. Allora, per fare il nostro generatore geotermico, intanto dobbiamo iniziare dal simple geotermal. Quindi mi servono dei magma block, della redstone, della stone, della fornace e un calderone. Ok, nulla di troppo complicato, devo dire. Allora, per quanto riguarda il calderone, ovviamente ho lasciato il ferro di sotto, ma questo non è un problema. Abbiamo la fornace da fare immediatamente. Il blocco di redstone lo abbiamo, quindi andiamo a posizionare intanto quello che abbiamo. Poi i due magma block, questi potrebbero essere un po' problematici, dato che, hey, non ho altra blaze rod. Però se non sbaglio si faceva con la netherrack, a meno che non ne abbia in giro, cosa molto probabile conoscendomi. È tipo, ne abbiamo già 4 di modifier per dopo, no? Il che è buono. Chiseled stone ce l'abbiamo. A proposito, ragazzi, scrivetemi nei commenti come si usa la trial keystone, perché l'avevo provata a fare con i suoi 15x15 di spazio, ma senza grandi risultati. Intanto non era qui che dovevo metterla, ma di là me ne sono completamente dimenticato. Quindi, cioè, l'ho fatta, però è alquanto inutile come cosa. Quindi, se qualcuno di voi nei commenti per caso sa bene come funziona e me lo potrebbe spiegare, io ascolto molto volentieri. Perfetto, abbiamo le nostre slime ball, abbiamo i due nostri pezzettini. E ora in teoria dovremmo avere tutto, no, manca il calderone, giusto? Perché quello ancora non l'ho fatto. Perfetto, ora finalmente ho tutto. E ora i modifier component. Allora, avevamo detto che qui ce n'erano 3 che ho già preso. E per fare queste 3 adesso tocca anche capire come funziona il tutto. Tra l'altro questa mod penso sia veramente bella, che mette in ordine tutto quanto. Guardate che figata. Ah, questi qua mi sembra Black Concrete. Ok, che dobbiamo andare a fare. Anche se non penso di avere tutto il necessario. Ah, sabbia gravel e coal polverizzato. Allora, sabbia gravel e coal polverizzato probabilmente ce l'abbiamo già nella farm che sta producendo. Quindi, allora abbiamo detto sabbia, coal e... non ho la gravel. Ah, questo è un problema. Questo è un problema, mannaggina. Ma gravel noi possiamo farla direttamente da qua, prendendo le cose giuste. Perfetto. Allora, voilà, voilà. Ma porca madosca, ma perché non mi prendo il ferro?
Eccole qua, anche le ultime sono state fatte e ora direi che possiamo farci questo qua. Beh, non sto ben capendo come dovrebbe funzionare, però forse al contrario. Proviamo a girarlo, non lo so. Mi sembra assurdo che non stia funzionando. Perché mai non dovresti funzionare, amico mio? Ah, ma aspettate un attimo, c'è la fregatura forse. Gli serve dell'energia? Magari gli serve solo dell'energia. Energia che da lì chiaramente non può arrivargli. Proviamo a fare un attimo una cosa che c'è. Ah, è partito? È partito? Sta partendo? Finalmente il generatore è partito, guardatelo. Eh sì, è proprio lui. E adesso sta producendo lava in quantità industriale, a quanto vedo. E bene, un'ottima cosa. In teoria, una volta che questo è carico, dovrebbe appunto storare energia esattamente come questo qua, tecnicamente. Quindi ora questi qua sono tutti caricati al massimo e dovremo avere anche energia pressoché infinita, perché beh, questo è un sistema infinito. Ma come sei perspicace, mio caro procione. L'energia ora non ci mancherà più di sicuro. Oh, ma ciao Arturo, come stai? Anche lei la vedo un po' verde, è peggiorato negli anni, devo dire. Ma lei sta proprio invecchiando, non vede che quello è Luigino? Lo zombie birichino? Ok, giuro che la smetto ora, semplicemente mi sto annoiando ad editare questo video con quest'audio che è veramente orrendo, quindi, beh, fatemi divertire, e che cavolo. Va bene ragazzuoli, per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!